ringrazio i relatori che ci hanno accompagnato nel corso di queste intense giornate e gli organizzatori della Summer School. E vi sottopongo una piccola riflessione in merito alla correlazione tra territorio e sicurezza, in quanto nel corso del mio dottorato di ricerca mi sto occupando del territorio nell'ordinamento costituzionale, che appunto, come tutti sappiamo, è un classico elemento costitutivo dello Stato, accanto al popolo e alla sovranità. Quindi un elemento coessenziale allo Stato stesso. Se non che appunto con l'avvento della globalizzazione, la rivoluzione digitale, quindi in questo spazio sempre più connesso, il concetto di territorio ha subito delle pressioni, delle erosioni. Tanto che qualcuno parla oggi di fine del territorio, di fine della geografia, per sottolineare appunto il venir meno dell'importanza del confine geografico e dunque del territorio. Concetti che sono stati appunto approfonditi anche nel corso di queste giornate. In realtà però si assiste anche ad una tendenza opposta, cioè ad un recupero dell'importanza del territorio e del confine, perché c'è un maggior bisogno di sicurezza che il confine tende, secondo appunto alcune ricostruzioni, a confermare. Quindi la prospettiva è quella per cui rinchiudersi nel proprio territorio, nei propri confini, darebbe un senso di maggior sicurezza. Ora, la sicurezza è coessenziale ad ogni forma di convivenza sociale, già lo diceva Hobbes nel suo Leviatano. Nonostante appunto l'insegnamento di Hobbes, l'Assemblea Costituente ha deciso di non sancire all'interno della Carta Costituzionale italiana un diritto alla sicurezza. Nonostante questa mancanza, nella Costituzione si ritrova un riferimento alla sicurezza in svariati articoli. In particolare nell'articolo 14, l'articolo 16, 17 e 41, che sanciscono alcune libertà, quindi la libertà di domicilio, la libertà di circolazione e di soggiorno, la libertà di riunione, l'iniziativa economica privata, e si sottopongono a queste libertà delle limitazioni appunto per motivi di sicurezza. Allo stesso modo, la sicurezza è richiamata nell'articolo 117, che affida allo Stato la competenza a legiferare appunto in materia di sicurezza, nel 120 che autorizza in qualche modo il governo a attivare dei poteri sostitutivi nei confronti delle regioni per motivi di sicurezza, e il 126 che invece è dedicato, si dedica allo scioglimento dei consigli regionali, che può avvenire da parte del Presidente della Repubblica sempre per motivi di sicurezza. Quindi da un lato non è sancito un diritto alla sicurezza, anzi la sicurezza funge quasi da contraltare, quindi da possibilità per una limitazione a libertà costituzionalmente garantite. Quindi vi è chi sostiene che appunto sia comunque un bene di rilievo costituzionale. Ora, il tema della sicurezza e del territorio chiaramente incrociano col tema delle emergenze. In particolare per quel che concerne l'emergenza terrorismo che si è avuta nel corso degli anni, gli stati hanno risposto con strumenti di volta in volta diversi. Ad esempio nel 2001, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, gli Stati Uniti d'America hanno adottato il Patriot Act, andando ad anticipare la soglia di punibilità, quindi puntava anche contro i soli sospettati di terrorismo. E quindi una reazione decisamente forte degli Stati Uniti d'America, così come anche in Francia nel 2001 è stata adottata una legge che ha proclamato il diritto alla sicurezza. Tra l'altro il cosiddetto diritto alla sicurezza si ritrova anche in carte a livello europeo, ad esempio la Carta di Nizza parla di spazio, di libertà, sicurezza e giustizia, ed è importante innanzitutto l'utilizzo del termine spazio anziché territorio, perché appunto lo spazio indica una nozione un po' più disomogenea. E quindi un contenitore che può riempire anche delle disomogeneità a livello culturale, quindi è molto utilizzato rispetto al concetto di territorio che è prettamente statale, e poi d'altro canto appunto il termine spazio è affiancato anche a quello di sicurezza. Ora, in Italia l'emergenza terroristica che è stata percepita chiaramente diversamente nel corso degli anni è stata fronteggiata con gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi o il decreto legge, che è appunto lo strumento per fronteggiare casi straordinari di necessità e di urgenza, oppure con la legge. Ad esempio nel 2008 è stato approvato il decreto legge che è noto come pacchetto sicurezza, che aveva appunto al suo interno anche delle disposizioni legate al contrasto al terrorismo. Nel 2015 si è reintervenuti con un decreto legge e poi un cambio di prospettiva nel 2016, dove è stata invece approvata una legge per dare esecuzione a delle convenzioni internazionali per il contrasto al terrorismo.
Probabilmente ci si è resi conto che di fronte ad emergenze che hanno un carattere globale non si può rispondere soltanto con delle misure di carattere interno, ma occorre appunto una cooperazione, quindi una visione quanto più unificante possibile per rispondere a delle esigenze che sono ormai più globali che strettamente territoriali. E la stessa cosa si può chiaramente riflettere anche in altri settori. Ad esempio, se guardiamo alle catastrofi naturali o alle crisi sanitarie a cui purtroppo siamo sempre più abituati, anche in queste ipotesi chiaramente il legislatore deve rispondere con gli strumenti di cui dispone. Per quanto riguarda le crisi, le catastrofi naturali, possiamo ad esempio fare riferimento allo tsunami del 2004 che ha colpito la placca indoasiatica. Ed è un indicatore di quella che oggi viene definita come interdipendenza ecologica, cioè del fatto che un fenomeno che si verifica a migliaia di chilometri di distanza ha comunque i suoi effetti appunto in contesti territoriali differenti. Si tratta di uno tsunami che aveva provocato vittime appunto non in stretta provenienza dalla bacca indoasiatica. E quindi anche da questo punto di vista è molto importante segnalare come ormai si tratti di catastrofi che vengono, di emergenze che vengono percepite a livello globale, quindi non solo locale. E allo stesso modo l'emergenza pandemica è un altro praticamente esempio di quello che è un virus che ormai ha una portata globale proprio in ragione del contesto di maggior mobilità in cui siamo inseriti. Per quanto riguarda l'emergenza pandemica, sappiamo che il nostro legislatore ha utilizzato un doppio binario di produzione del diritto dell'emergenza. Da un lato il codice di protezione civile che ha giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza e dall'altro lato i decreti legge. Ora, come mai questo doppio binario di produzione del diritto dell'emergenza? Perché ci si è resi conto col passare delle settimane, delle prime settimane, che il riferimento al codice della protezione civile non era sufficiente, perché se leggiamo il codice della protezione civile fa riferimento ad aree colpite dalla calamità naturale, popolazioni interessate, quindi un po' cozza con quella che appunto non è un'emergenza circoscritta ad una determinata zona. E quindi si è, appunto, ci si è spostati, si è concentrata l'attenzione sul decreto legge per costituire un fondamento per quelli che sarebbero stati poi i DPCM che si sono succeduti nel corso del tempo. Ora, volendo tirare la fila di questo ragionamento, si tratta di temi strettamente incrociati, appunto quello del territorio, che ormai non è più soltanto, appunto, come abbiamo visto, il territorio come elemento costitutivo dello Stato, perché subisce una serie di riflessioni, di dinamiche in un tempo inimmaginabile. D'altro canto, chiaramente il concetto di sicurezza, quindi il problema se la sicurezza possa essere concepito o meno come un diritto, è quello delle libertà, perché probabilmente mentre nell'emergenza legata al terrorismo libertà e sicurezza camminano di pari passo, perché in fondo il problema è soltanto quello di salvaguardare e di non comprimere eccessivamente la libertà di coloro che sono sospettati di terrorismo, quindi il problema è non anticipare eccessivamente la sua punibilità. Con riferimento invece al coronavirus, il problema si è posto per la limitazione a tutte quelle libertà che sono invece dei cittadini, che insomma non avevano causato il coronavirus. Quindi in questo caso quello che si deve fare, anche secondo le linee tracciate dalla Corte Costituzionale, è sicuramente un'operazione di bilanciamento tra diritti costituzionalmente garantiti e sicurezza. Come ha già stabilito la Corte Costituzionale nel lontano 2001, quali che siano le pretese di sicurezza non ne può risultare minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale. E poi invece per quanto riguarda le misure di contrasto al coronavirus, trattandosi appunto di emergenze che hanno una portata globale, è molto importante adottare delle misure che appunto non provengono dall'iniziativa dei singoli, ma che siano quanto più concertate possibili. In particolar modo, ad esempio, da ultimo una conferma a questo ragionamento deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 37 del 2021, che ha affrontato la questione della costituzionalità di una legge della Valle d'Aosta che aveva stabilito delle misure di contrasto al coronavirus che erano difformi da quanto previsto a livello statale. E la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di delle disposizioni in contrasto con quelle nazionali perché tutte queste misure di contrasto al coronavirus rientrano nella materia della profilassi internazionale che è di competenza esclusiva dello Stato. Quindi anche la Corte Costituzionale ha ribadito la necessità della gestione unitaria dell'emergenza, in modo che comunque l'iniziativa delle
singole regioni non vada a vanificare per quella che è appunto la misura di contrasto al coronavirus stesso. E quindi concludo dicendo che le emergenze che ormai hanno un carattere globale non possono essere fronteggiate con strumenti prettamente nazionali, anche perché ad oggi abbiamo una serie di clausole, ad esempio la clausola di solidarietà che si ritrova appunto scritta nei trattati internazionali, nei trattati dell'Unione Europea e non soltanto nella Carta Costituzionale italiana, per confermare come sia necessario un dialogo per fronteggiare appunto queste emergenze che sono prive di una collocazione territoriale ben definita. Vi ringrazio.